Correva l'anno 1945. L'Italia era appena stata liberata dal nazifascismo e i fumetti americani, fino a quel momento banditi dal nostro paese, iniziavano a tornare. In questo frangente storico fa la sua prima apparizione italiana un fumetto Marvel. In verità, all'epoca la casa editrice statunitense si chiamava ancora Timely, ma il personaggio che approda da noi era già una delle sue icone più riconoscibili. Capitan America, simbolo delle forze alleate che si erano imposte all'immaginario popolare europeo come figure liberatrici. A ospitare il primo exploit italiano del supereroe a stelle strisce fu Il Pupazzetto, gloriosa rivista che aveva già vissuto più vite editoriali. Il Pupazzetto era stato fondato a Roma nel 1886 da Gandolin, pseudonimo di Luigi Arnaldo Vassallo, giornalista e autore umoristico di origine genovese. Un opuscolo mensile che Gandolin realizzava tutto da solo, dai testi alle illustrazioni. Inizialmente la rivista usciva senza indicare nessuna numerazione, pertanto è difficile dire quanti numeri furono prodotti di questa prima versione. Nel 1890 la direzione della rivista passa a Enrico Novelli, noto come Jambo, l'autore del romanzo per ragazzi Le avventure di Ciuffettino, illustratore, regista e anche fumettista. Il Pupazzetto si rinnovò nel 1912 sotto forma di rivista satirica e resistette in edicola per la bellezza di 30 anni prima di entrare in crisi per le scarse vendite. È nel 1943, quando la guerra entra nella sua fase finale, che il periodico cambia direzione e l'editore Francesco Mondini decide di rilanciarlo come contenitore di fumetti, aggiungendo alla testata Il Pupazzetto il sottotitolo Giornale di grandi avventure. Il periodo successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale fu delicato per il fumetto in Italia. Il Corriere dei Piccoli non navigava in acque tranquille in quanto era stato troppo vicino al governo fascista e il Vittorioso era in fase di riorganizzazione dopo la sospensione forzata del 1943 a seguito della presa di Roma da parte dell'esercito tedesco. Inoltre c'era in atto una corsa per accaparrarsi i diritti di pubblicazione di quelle serie americane che prima della guerra avevano spopolato: Flash Gordon, Phantom, Mandrake. Per questo, al momento di lanciare il suo nuovo pupazzetto, l'editore Mondini trovò i personaggi più blasonati già presi e dovette arrangiarsi. Dalla sua ripartenza nel 1943, la rivista conteneva fumetti per lo più italiani, come Scimmiottino d'oro, Avventure di un bimbo rapito di Anselmo Ballester, illustratore noto per i suoi cartelloni cinematografici, e I tre sorcetti di Johnny, serie che conservavano lo stile ottocentesco delle strisce narrate in prosa dalle didascalie e ormai cominciavano ad apparire datati, distanti dall'idea dinamica di fumetto che era andata prendendo piede oltreoceano. Ma l'editore Mondini puntava a qualcosa di più, riportare nel nostro paese la grande avventura di matrice americana. Nel giugno del 1945 il pupazzetto cambia di nuovo pelle, il suo sottotitolo diventa Avventure Americane e inizia a pubblicare storie di Dick Tracy, di Chester Gould e Tarzan, di Burne Hogarth. Fa la sua apparizione anche The Cats and Jammers Kids, B.B. e B.Bo di Rudolph Dierks, che per l'occasione prende il titolo di Capitan Cocorico. È nel 1945 che i primi supereroi moderni si affacciano sulla terra italica dalle pagine della nuova versione de Il Pupazzetto, nello specifico Capitan America, anzi Capitano America, con due avventure spezzettate in più episodi. Capitano America e Bachi nel mistero dell'isola dei traditori e Il cannone misterioso. Si trattava di storie pubblicate in America nel 1943 sul numero 4 della testata All Select Comics, rivista contenitore della Timely, che presentava avventure degli eroi bellici della Golden Age, soprattutto Capitan America, l'originale Torcia Umana e Submariner. Personaggi che incarnavano le tre forze militari statunitensi di terra, aeree e di mare. La cosa curiosa è che la seconda avventura di Capitan America presentata su Il Pupazzetto, quella intitolata Il cannone misterioso, in originale Raging Rockets of the Rising Sun, non era veramente un'avventura di Capitan America.
In realtà si trattava di una storia di Submariner realizzata da Bob Powell, i cui disegni nella pubblicazione italiana erano stati ritoccati per sostituire l'eroe a stelle e strisce al principe del mare. Stessa storia, stessi comprimari tra cui Betty Dean, fiamma di Namor al tempo della guerra, stessi cattivi giapponesi dalla ghigna lombrosiana, ma con il capitano che con la sua maschera e il suo scudo caratteristico prendeva il posto del supereroe acquatico. Un Capitan America che si tuffa con grazia suprema e nuota come un pesce nel suo elemento, perché di fatto non era lui, ma Namor. Un artificio editoriale le cui ragioni oggi possiamo immaginare. Probabilmente la disponibilità di storie della Timely data all'editore italiano era limitata e si scelse di puntare su un unico eroe riconoscibile, il super soldato vestito con la bandiera americana, simbolo identificato con la recente liberazione. Ci vediamo nei fumetti.